Ciao a tutti ragazzi, sono Seveltras90 ed eccomi qua ragazzi, ritornato sul canale Dead Face Game. Ragazzi, dopo tantissimo tempo, erano tipo dall'inizio di Black Ops 2 che non caricavo un video appunto sul canale, su questo fantastico canale. Oggi sono qui a portarvi ragazzi una partita strepitosa, la campstrike più veloce al mondo ragazzi, realizzata in un minuto e 29. E, diciamo che è stata fatta grazie comunque ad un gruppo composto da 6 persone, che saluto tutti quanti, Never, vabbè, gli altri, che ora vabbè, non vi sto ad elencare perché comunque ragazzi il video durerà abbastanza poco, l'ho fatto partire più o meno dall'inizio del secondo round. E diciamo che questa, ora vi spiegherò in poche parole come sono riuscito a fare questa cam strike velocissima, la più veloce al mondo. Ovviamente sapete tutti che ovviamente diciamo alla fine le MOAB o campstrike che siano le più veloci al mondo sono sempre state fatte più o meno in spawn kill. E diciamo che è stata realizzata più o meno in questo modo, anche se è un po' più difficile del normale spawn kill che vi mettete tipo dietro un head glitch e li uccidete tutti a manetta. In poche parole, io stavo nello spawn nemico di Blitz. Ovviamente in Blitz lo spawn è più o meno, sono più o meno sempre gli stessi. Quindi non mi possono, diciamo, rinascere dietro, così, in poche parole. E nulla, quindi sono stato nello spawn nemico. Comunque non è stato per niente facile perché molte volte, tipo, rischiavo di morire, appunto. E comunque, in 1 minuto e 29 ci sono riuscito a farla. Non sono riuscito a fare la doppia cam per pochissimo. Nel round precedente ero arrivato, tipo, una specie di... ero arrivato più o meno a 20 di fila. E la partita comunque si concluderà ragazzi con un risultato che comunque è molto molto buono, 98 uccisioni no lethals, che penso comunque che siano comunque le prime in Italia, la prima in Italia a 98 kill no lethals, e quindi ripeto nel complesso è una partita davvero molto molto bella. Ora non so ovviamente se nei giorni successivi batteranno questo record, comunque io cercherò di portarvi gameplay migliori magari sul mio canale, quindi vi chiedo magari di iscrivervi ragazzi se volete vedere comunque altri miei gameplay. Ieri ho caricato ad esempio la campstrike più veloce d'Italia, che però adesso ovviamente è stata battuta da questa qui. E ora vedete, ho preso la campstrike, successivamente la manderò. E nulla ragazzi, vabbè, comunque nel mio canale vi porterò video differenti da quelli che mettevo su Black Ops 2, diciamo più personali. Adesso punterò più sul, diciamo, sull'aiutare voi che mi state guardando. Ad esempio inizierò tra poco una serie dove diciamo, insegnerò a voi gli spawn su questo gioco, perché ho visto che comunque molte persone hanno delle difficoltà a capire gli spawn, ovviamente non su Blitz che sono fissi, ma ad esempio su modalità come Dominio, dove diciamo comunque è abbastanza difficile da gestire. E comunque una cosa che comunque vi consiglio è di giocare più o meno in gruppo, non da 6 come in questa partita, che magari forse è un po' esagerato, ma anche con un gruppo da 3 per comunque non rischiare di perdere. E comunque se siete in streak, ad esempio di lasciare una bandiera o comunque qualcos'altro. Comunque ragazzi, vi spiego un attimo, vi illustro un attimo brevemente la classe che stavo utilizzando. Usavo l'M-Tar, che è una mitraglietta, secondo me la mitraglietta più forte del gioco, che però ha un mirino davvero molto brutto, perciò vi consiglio di usarla col mirino laser. E poi utilizzavo il freno di bocca, che fa diventare poi quest'arma davvero una belva. Per quanto riguarda le specialità, io vi consiglio vivamente di utilizzare Predatore, tipo gioco di prestigio ed estrazione rapida, e poi quella specie di acciaio che adesso mi sfugge il nome, che vabbè ha la stessa funzione di acciaio, cioè quando qualcuno vi spara, diciamo che la mira non oscilla più di tanto. E poi vabbè, come vedete usavo Specialista. E la prima cosa che dovete mettere secondo me su specialista è sciacallo, perché su questo gioco le munizioni vi finiscono davvero molto presto. Perciò è una delle specialità che comunque serve di più. E niente ragazzi, comunque questo video sta per finire. Io ringrazio ancora i The Face Game per questa opportunità che mi hanno dato. E
nulla ragazzi, io vi invito ad iscrivervi al mio canale se volete vedere comunque altri gameplay come questo. Alla fine cercherò di farne molti come questi di gameplay. E niente ragazzi, ci si becca al prossimo video. Bella! Gli ho chiamati due su B, perché l'hai ucciso?